certo, entri. Lei è così gentile. È qui per l'agenzia? Sì. Per cosa? Mio figlio lavora qui e sono venuto a trovarlo. Ah, mi dispiace tanto. Sì, voglio dire che non lo troverà ora. Sono tutti in riunione. Il signor Demir non lascia uscire nessuno dalla sala riunioni. Veramente? Prego. Sì, le sue regole sono tutte molto rigide. Se stessi per morire in una riunione non ti degnerebbe neanche di uno sguardo. È una persona molto seria, molto riservata, ma a lavoro è di una professionalità inattaccabile e gli si perdona ogni severità. Se solo non mettesse ogni giorno quel broncio, insomma, è un po' troppo rigido sul lato umano. Se sorridesse e fosse più gentile con noi dell'ufficio. Eh sì, però ora che ci penso, non mi sembra di averla mai vista venire sì, qui. Sì, probabilmente perché non vengo qui da molto tempo. Certo, non può venire a trovare suo figlio ogni giorno al lavoro. Ah, ma stia attento a non farsi vedere dal signor Demir o si arrabbierà. Crede che mi insulterebbe? Non esageriamo, è solo un po' lunatico. E allora che farebbe? Direbbe di sicuro che questo non è il posto per i pensionati di mettersi a chiacchierare senza offesa. Comunque, che cosa stavamo dicendo su di lui? Diceva che sarebbe meglio se sorridesse di più. Ah, sì, esatto, sarebbe così dolce. Per lei lavora troppo? Oppure mi sbaglio? Sì, lavora molto e se il progetto non gli piace rimaniamo tutti in ufficio. Devo andare, sono in ritardo, è stato un piacere. Oh. Sì, ragazzi, sto bene. Non vi preoccupate, restate seduti. Allora, come procede il lavoro? Avete presente quando vorresti scomparire e invece tutti ti guardano? Ero in uno di quei momenti imbarazzanti quando ho realizzato che il signore che avevo incontrato era niente di meno che Ulusi Gerraolu. Il padre di Demir è l'esperto pubblicitario, il grande Ulusi Gerraolu. E in più ho anche visto come la signorina Elem mi ha fissata. Dove ti eri cacciata? Ero in infermeria. A perdere tempo prezioso. Hai imbarazzato il signor Ulusi? Io pensavo che... È meglio se taci. Mi scusi. Continuiamo con la pubblicità. Avanti. Sì? Signor Demir, la festa della marina e del cabotaggio si avvicina e abbiamo deciso di farci dei regali tra noi. Ovviamente per evitare di comprare sciocchezze abbiamo deciso di fare delle interviste. E? Quindi vogliamo farla anche a lei. Iniziamo dalla data di nascita, 16 giugno 1983, giusto? Giusto. Gemelli? Il suo piatto preferito? I manti. I manti, anche io ci vado matta, poi con un po' di yogurt sopra. Buoni. Ok, ha qualche desiderio? Sì. Se dovessi morire, eseguirai tu l'autopsia? Non voglio neanche immaginarmi la scena. Senta, sport praticati? Allora, bodybuilding e mi piace correre. Cos'altro? Barca a vela. Barca a vela, bello. E il baklava lo mangia? Evito. Lo dicevo per gli addominali. Li ho. Perfetto. Come? Sono sicura che mi sta dicendo nient'altro che la verità. Può parlarmi delle attività che le piace fare nel tempo libero? Certo, licenziare gente come te. Come me. Che perde tempo in inutili interviste invece di starsene al lavoro. Ultimamente ti vedo molto strana. E più resti in questo ufficio e più mi convinci a licenziarti subito. Domande? No, tutto chiaro. Dici davvero? Sì, ma ho già terminato la mia presentazione, signor Demir. Ne sei sicura? Certo che sì, non si preoccupi. Ho anche ricontrollato per bene. Mi sono impegnata tanto in questi giorni. Ma non voglio disturbarla oltre. Torno al lavoro. Arrivederci. Oh cielo, non ho ancora fatto niente. Come faccio?
Doğum günüm yine geldi geçti. Yalnızlık kaldı geriye bir bitmedi. Üç vakit beş vakit yeter ki gelsin. Dileğim olur ise o sensin. Utanırım ben hiç belli etmem. Seni görünce kaçarım hep ben. Aşk yorulmayı sever biraz. Kayıp mı kazanç mı bilen meraz. Aşk sürünmeyi sever biraz. Alınmaz gücenmez buradan duymaz. Aşk yorulmanı ister biraz. Kayıp mı kazanç mı bilen meraz. Aşk sürünmeni ister biraz. Akıntıya karşı parte? No. Voglio farti una domanda, ma rispondi con sincerità. Perché hai imbrogliato? E non dire che non è vero perché ti ho vista. Non ho mai partecipato a una maratona e se l'avessi fatto mi avrebbero ricoverata. Capisco. Ma perché l'hai fatto? Perché... perché a volte vuoi stare vicino a qualcuno, ma non sempre ne hai l'opportunità. Poi ti invita e pur di stare con lui sei capace di fare ogni follia possibile. Ti serve un passaggio? È tutto a posto. Ho già chiesto a un amico di venirmi a prendere. Sarà qui fra poco. Ma grazie. Eccolo, credo che stia arrivando. Avevo finito la benzina. Per favore, portami via da okay, qui. Ok, salta su. Ci vediamo, signor Demir. D'altra parte sono molto fortunata ad avere un capo così affascinante, ad averlo vicino tutti i giorni. L'unico, il solo Demir, l'uomo! Sono sicura che ieri quella colonna non era lì. Qualcuno oggi l'ha spostata.
Oggi? Certo, conosco questo ufficio a memoria. Entri sulla destra e c'è la scrivania di Nilay e poi l'ufficio di Demir. Sulla sinistra la postazione di Eilem e sei nel suo ufficio. Poi c'è il mio ufficio, vedi? È come dico io, potrei dirteli tutti quanti. Se non fosse per te morirei di noia a stare tutto il giorno qui. Sono felice dei tuoi incidenti. Scusami? Voglio dire che spero tu ti riprenda, ma le tue disavventure mi fanno sentire un po' meno sola. Gokce, Demir chiede di te. Veloce. Vai, ti aspetto domani. Buongiorno, eccomi qua. Il proprietario del caffè Bando, il signor Emre. Non vi siete mai incontrati prima? Ci siamo incontrati, invece eravamo molto uniti. Lui è il mio ex fidanzato, il signor Emre. Voglio dire, Emre e basta. Inoltre è il primo e unico uomo che io abbia mai lasciato. Signorina Gokce. Salve, signor Emre. L'unica scelta che avevo era mollarlo. È davvero un bel ragazzo, ma aveva un odore terribile. Sì, la verità è che puzzava. All'inizio pensavo di diventare socio di mio padre, l'idea era mia, ma sai, il mio conto era praticamente vuoto. Lo so, amore mio. Grazie. Che fai? Questo posto fa un pane fantastico, lo cuociono loro, inspiro profondamente e così posso sentire bene il profumo. Ah, sì. Che dicevo? Sì, che non hai un centesimo. Ti dicevo che avrei intenzione di dare il via a un commercio di caffè. Una nuova marca, innovativa. Il caffè avrebbe un ottimo profumo, vero? Ma questo... Che c'è? Non profuma, mi scusi, cameriere. Prego. Avete qualcosa che profumi? Non ho capito. Come la fajita, il kebab, qualcosa che contenga della carne con un odore ben definito, ecco. No, ma la nostra pasta ai quattro formaggi ha un aroma molto forte. Perfetto, me la porti. E se ne avete anche più di un piatto, portateli. D'accordo. Oh no, non ti avvicinare. No, non ti avvicinare, no, no, non ti avvicinare, stai lì. Ti prego. Acia! È successo qualcosa? Ti prego. Cosa? Stai lontano. Stai lontano, non avvicinarti. Emre, così non va. Credo che tra noi sia finita. Che cosa? Mi dispiace. Ora dirò una di quelle cose che di solito dicono a me e che non avrei mai pensato di poter dire io. Non è colpa tua, è colpa mia. Perdonami. Gokce? Gokce? Prego. Beh, certo.